Pubblico, vogliamo parlarti chiaro. Questa rassegna stampa di fatti, notizie e curiosità è ripresa alla lettera dalle pagine del Corriere della Sera, con la volontà di ricordarti il clima, lo spirito e le idee che circolavano in Italia mentre la storia si preparava a mostrare una delle sue smorfie più tragiche e meschine. Un'edizione straordinaria, un termometro del passato, una crepa nel presente. Domenica 18 febbraio 1923. Dentro il recinto. Certo, quando si parlerà presso i posteri più civili del periodo che seguì alla Grande Guerra, si dirà che uno dei caratteri di questo periodo fu una straordinaria familiarità delle armi, o più semplicemente della rivoltella, la cui diffusione superava di gran lunga quella della penna stilografica. I fanciulli ne usavano una che aveva nome Flaubert, e accadeva spesso che, maneggiando con inevitabile imprudenza quel piacevolissimo giocattolo, il fratellino ferisse o uccidesse la sorellina, lo scolaretto uccidesse o ferisse il compagno di scuola. E tra i più grandi, i casi erano ancora più numerosi. Un avvocato, per esempio, intrattenendosi 5 minuti in graziosa cordialità con la sua dattilografa, invece di parlare di amore o di divertimenti affini, le mostrava la rivoltella. E poi avveniva che un colpo insospettato partisse. E quale occupazione poteva uguagliare in fecondità di godimento quella di pulire e di esaminare la propria rivoltella, dove magari una pallottola sorniona era rimasta nella canna come un ladro in chiesa dopo la chiusura delle porte o lo spegnimento dei ceri. La passione dei fanciulli per le armi non era l'elemento più strano di questo carattere generale del tempo? Allora, in quel famoso periodo, si voleva qualche cosa di meglio, cioè qualche cosa di più pericoloso. I genitori, ancora convinti che i figli fossero una loro proprietà non diversa da quella degli oggetti o degli animali cosiddetti bruti, li consegnavano al demone della politica, mentre magari si facevano scrupolo di permettere che imparassero la storia, la filosofia, la religione. E intanto tutti parlavano di nevropatia generale, di squilibrio spirituale, di stato delirante, di incubo in una veglia che aveva l'aria di un cattivo sonno. E pareva che accadesse in tutto il mondo ciò che accade quotidianamente in ogni manicomio, ovvero che un matto indica con commiserazione o con sdegno o con ripugnanza gli altri ospiti della lugubre casa, tutti matti, considerandosi savio lui solo. E lui solo condannato per una crudelissima iniquità degli uomini o del destino a vivere savio tra i matti. Se soffrite ai piedi nello stare ritti o nel camminare, e tali dolori svaniscono quando sedete o state a giacere, vale a dire quando liberate il piede dal carico, si tratta di iperstanchezza o abbassamento del piede. Questi dolori vengono eliminati con la Pneumette, la suola ortopedica pneumatica, azione del dottor Carl Schmidt. La Pneumette si trova presso la Igienica Società di Milano. Esame gratuito del piede fatto dal medico specialista ogni giorno. Chiedeteci gratis il libro illustrato Piedi e gambe doloranti del dottor Carl Schmidt, che tratta scientificamente delle malattie statiche del piede. Thank you.